La pioggia non ha dissuaso i tanti fiorentini che hanno assistito nella Basilica di San Marco alla messa celebrata dall'Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori, in memoria di Giorgio La Pira, 40 anni dalla morte del sindaco santo. Le celebrazioni del politico, che proprio qui si formò nel convento di San Marco, arrivano dopo la consegna della Positio, sulla cui base la Congregazione delle Cause dei Santi potrebbe decidere di sottoporre al Papa il riconoscimento delle virtù eroiche di Giorgio La Pira e quindi il conferimento del titolo di venerabile. La postulazione ha presentato questa Positio che è stata elaborata, sono voluti anni per finirla, e questa sarà esaminata da una commissione di teologi e poi dalla Congregazione per le Cause dei Santi, che raccomanderà, immaginiamo e speriamo che sia quanto prima, al Papa di emettere il decreto di venerabilità. La Pira come esempio per la politica di oggi? Direi proprio di sì, un uomo che sapeva coniugare l'ispirazione religiosa con l'impegno laico, un esempio per tutti i sindaci del mondo, un uomo che sapeva abbracciare i suoi cittadini e la sua città. Credo che non dovremo mai dimenticare una figura come lui. Un uomo che ha segnato la storia della nostra città e la storia di tanti di noi che hanno guardato al suo esempio e hanno cercato di seguire il suo insegnamento. Un uomo che ha voluto la pace, l'ha perseguita, un uomo di grande profondità intellettuale.